ragazzi? Beh, nulla di nuovo, cioè noi ci aspettavamo stamattina questo epilogo perché è iniziato tutto alle 10 con la convocazione a cui non si sono presentati i consiglieri di maggioranza, ovviamente la Giunta. È stata indetta la conferenza di capigruppo, allargato l'ufficio di presidenza dopo 45 minuti. Io sono uscito su Facebook attaccando questa procedura inusuale e secondo me anche offensiva della legittimità dei consiglieri di minoranza. Si è convenuto unitamente ai consiglieri di maggioranza di riprendere i lavori alle 15. Cosa è successo? Al momento in cui il consigliere portavoce Claudio Ricci delle liste di centrodestra e liste civiche, cosa è successo? Gli assessori sono letteralmente fuggiti, sembrava un allarme bomba, mi scusi la battuta per i nostri ascoltatori, ma così è. Ho visto fuggire l'assessore Cecchini e Paparelli col cappotto nel momento in cui si inizia a parlare di sanità. Ovviamente ho visto anche l'uscita dell'onorevole Ascani in merito, dove lei stessa richiama la giunta Marini al fatto che la nomina dei direttori sanitari, delle 6 figure apicali della sanità in Umbria, passi attraverso il merito. Noi l'abbiamo detto esattamente 2 mesi fa, io e il mio collega Fiorini l'hanno detto, in questo momento lo volevamo dire dal nostro documento, ci è stato impedito di trattarlo. Siamo veramente a una vera violazione di quelle che sono le prerogative del Consiglio regionale, un'offesa a tutti i cittadini umbri.